aspettano. Pensavo di aver esplorato abbastanza bene, ma si vede di... No, salve. Ah, eccoli. Ballate con noi. Non sono stanco, è solo che finirei per mangiare tardi tardi, ma chi se ne... well, non ho guardato. Ma credo che... Ah no, aspetta, due. Così. Sai cosa? Andiamo. Nice, ok. Non ero sicuro, ma sembrava la soluzione, quindi. Andiamo! Abracadabra! No, le mie scarpe dorate! Vogliamo un fiore di fuoco? Siamo le scarpe. E non riesco a trovare questo maledetto Mecha Koopa. È così raro, io l'ho trovato in tutti i mondi, tipo. Bonk. Money, money, money. Sì, i nemici che droppano i sacchetti da 1000 è una cosa nuova. Ah, eccoci qua. Ok. Parentesi. Clessidra. Triangolo. Oh god, è memory? è di nuovo memory. Oh, c'è una gemma. Oh! Alto voltaggio. Ok. C'è il sole. Ok. Esamina. Guarda quei segni, è come se avessero trascinato qualcosa. Kaklang. Nice. Sopra il sole e tre a sinistra riposa la luna. Solo con la forza di 10 il suo segreto infin mostra. Ok. Sopra il sole e tre a sinistra riposa la luna. Sopra il sole e tre a sinistra. Uno, due, tre. Riposa la luna. Ah, beh, è chiaro che riposa. Sono con il potere di 10. 10. 10 cosa? Beh, tanto vale provare ad aprirne. Facciamo memory. Facciamo le regole di memory. Quindi spingo questo. Ah. Allora sono 10 Toad. Mi sa che non sei nemmeno abbastanza forte per spostarle. Nemmeno io sono al massimo della forma fisica. Dobbiamo andare a recuperare i Toad. Credo. Vabbè, sì, si può uscire da qui, quindi sì. Sarà qualcosa del genere. Oh, ah! Ultimo disco, allora non ne avevo mancato nessuno, dai. Corri, corri, corri! Nice. Ok. You got me. Ma non potevo nemmeno reagire, quindi fuck you.
What? Ascolta, Todd! Usa le mani! Mi è andata bene? Ah, devo solo... è solo per avere le braccia lunghe. Nice. Notte thriller. Ok. Questo è vecchio stile, di certo. Guarda sto pulsante. Nice. Ce ne sono altri così? No. Oh, qualcuno ha fatto un bait dicendo che questo gioco fa schifo o roba simile. E ci siete cascati, chat, come on. Ok, quindi posso... come porto i Todd con me? Se me ne servono 10. Solo liberandoli magari? È che ho già i 4 dischi, quindi a che mi serve aprire i sarcofagi? È una roba bonus per dopo, tipo. Ne ho liberati, tipo, questi 3, gli altri 3 attaccati. Qualcuno ha detto che preferisce l'ambientazione del portale. Ok, e dopo? Cioè... ci vuole il vedrai counter? No, non serve un counter ogni volta. Beh, ma che va? Cioè, posso mettere la musica a vedere che succede. Però non voglio azzeccare quella giusta. Hai trovato i miei dischi? Notte thriller. Alto voltaggio. Vibrazioni intense. Amore raggiante. Non so quale di questi può essere quello giusto. Posso sentirli tutti, chat? No, sì, no, no, sì, no. Vabbè, whatever. È uscito da poco il gioco. Io credo che se vogliamo andare... se voglio pensare a quello che farebbe il gioco, probabilmente metterebbero Notte Thriller come quello giusto. O Amore... no, Amore Raggiante l'ho ottenuto troppo facilmente, però. Notte Thriller era l'ultimo. E ho dovuto usare gli arti. Quindi secondo me quello è quello giusto, quindi proviamo gli altri prima e vediamo che succede. Benone, con questo faremo saltare tutti i fantasmi nascosti per il tempio. Si aprono le danze. Mi fa schifo. Aspetta, Amore Raggiante è la stessa musica della canzone per il cartomagno del fuoco? Sembra... vabbè. Quando era uscito questo pezzo l'hanno passato alla radio allo sfinimento. Volevano farcelo piacere per forza, ma io di certo non c'ero cascata. Questa è voce temporanea, tra l'altro. Quando vedo cos'è, magari ho un'idea migliore per la voce. Questo pezzo è ganzo solo per i primi 5 secondi. Ti capisco, sorella. Ci sono un sacco di tracce che sono belle solo all'inizio. Tipo baby, baby, baby. Il resto va bene giusto per farci uno spot di automobili, blah!
È proprio di gusti difficili, eh? Proviamo con un altro disco. Da queste parti dovresti trovarne ancora tre. Beh, alla fine non basta salvare e poi resettare se è quello giusto. Vibrazioni intense, alto voltaggio. Alto voltaggio direi che non ha chance di avere successo, no? L'abbiamo trovato abbastanza facilmente. E direi questo. Benone! Questo è Running in the 90s. Cioè, non è Running in the 90s, ma è praticamente Running in the 90s. Questa è bella. Letala non è lei, lo so. Che vuol dire? Sei tipo uno stereo, così. Avete mai sentito uno stereo donna? Vuoi che diciamo quello giusto? Per chi mi hai presa? Per una ballerina dei tap tap? Non senti che il tempo è troppo veloce? Abbassa un po' la velocità, anzi meglio se abbassi direttamente il volume, possibilmente a zero, e poi butta via tutto. Ok, va bene, ditemi quello giusto. Secondo me era Thriller. È Thriller? Ok, allora come pensavo. Quindi mi va bene. A me andrebbe bene comunque, voglio vedere. Tengo di più al dialogo che il resto. Vibrazioni intense. Non è brutta. È sex music. Fra due robot, però. Ok, ok. Questo pezzo non so perché, capisco perché piace a molti, ma non a me. Dai, almeno non ha detto che schifo. Va bene, vediamo. It's Thriller Night. Oh god. È davvero una bucatrice? Questa sì che è ganza! Senti quei bassi, accendono la mia febbre per il ballo! Fermi tutti, non sarò certo l'unica a scatenarsi in pista, d'accordo? Cos'è questo mortoro? Chi è che sta cercando di rovinare l'atmosfera? Come faccio a fare la giusta se qua dentro nessuno vuole fare il giusto? Ho quasi visto cos'era. Dobbiamo sempre... Ok, non ho ancora capito come riempire... Cioè, come tirare con May Todd, però. E se convincessimo quei Toad senza volto ad aiutarci, scommetto che ballano con qualsiasi musica. Oh, ok. Ecco, prendi questa specie di antica orchestra portatile. Ehi, è lo stereo. Dentro c'è un disco, per cui prova a gironzolare con qualcosa acceso. Vedrai che i Toad senza volto ti seguiranno. Te ne servono... 40? Beh, ce ne sono un bel po' appesi. Che concetto figo, però. Ok, ragazzi, it's conga time. Ah, ok, e si impilano.
Mi piace. Lo stereo sarebbe più antico dell'orchestra. That's the joke. Almeno parte della battuta. Ce n'era un terzo qua? Sì. 21. Bene, ora non ho abbastanza per muovere il sarcofago. Ah, fuck! Dovrei guardare nel menu se mi segnano i Todd. 3. Piace la pose dei Todd senza faccia? Beh, è un'animazione riciclata da Color Splash, ma va bene. Va bene così. Ok, dov'era? Mi seguono da qui? No, devo andare sotto, credo. Però c'era il primo che avevo. Ok. Totto. Lui è il primo. Ce ne sono altri in queste stanze? Pensate che i compositori di sto gioco si sono divertiti. Se non avessi ancora aperto lo scrigno, ci sarebbe lo scrigno che balla. Sì, nice. Sbatterebbe. È un concetto figo, ma questo è il tipo di cosa che fa arrabbiare certi recensori. Perché è backtracking tecnicamente. Oh god. Non so se si è sentito il mio stomaco che brontolava. Era fortissimo, tipo. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Mancano 26, ma credo di aver visto tutte le aree del gioco. Ce n'erano qua? Non credo. Spero sto ripercorrendo un'area che ho già. Sì, ok. Questa era la scorciatoia. Hai fatto in un giorno quello che io ho fatto in 3. Non ti eri stufato, Tandy? Pensavo che non ci giocassi più. No, vabbè, mi hai detto prima che sei arrivato in un punto, ma avevo capito che ti eri stufato dopo l'inizio. Ok. Mancano 26. Vediamo quanti ce ne sono sulla ragnatela. Non era qui? No, non era qui. C'è roba qui? No? Ok. No, non c'è nel gruppo. Il gruppo di Todd, peccato.
Dovrebbero aiutare in battaglia. Ok. Oh. Ok. Ce n'è uno qui dentro. E balla da russo. Il ballo del cosacco fa. Con sta musica. È da sopprimere. Ce l'hai fatta, Mario. Ti darei una laurea honoris causa in archeologia. È un po' uno spreco. E tutti gli altri cosa sono, però? Non ballano, quindi... Dovrei... Fuck, sono curioso, non mi interessa.